questo è un nuovissimo video. Oggi siamo qua su Among the Sleep e ovviamente insieme a compagnia di mio padre. Ciao. Ok, ci potete vedere che siamo vestiti uguali perché stiamo registrando l'episodio dopo, perché almeno ne abbiamo due. Okay. Perfetto. Ok, allora eravamo arrivati qui. Orlando. Eravamo arrivati qui. Vai. Abbiamo messo questo pezzo, quindi insomma una tizia bella, e abbiamo appunto sbloccato quello. Per fortuna non è successo niente e mi sembra troppo strano, quindi qualcosa succede a quest'altro. Quindi sbloccato quel pezzo là. Sì, qualcosa deve succedere per forza c'è un quadro. A quest'altro. Cioè è obbligatorio. Un quadro con un pozzo. Sì, una tizia. Sì. Oh, sta bevendo tipo o sta cadendo? Si cadendo. Butta? No. Si butta? No. Sta bevendo. Ah, okay. Sta bevendo, ok. Io pensavo si buttasse giù. Oh, è sparito. Cosa? È diventato un mostro. Torna indietro, fa vedere. Sai che non puoi. No, è diventato un. Esaminiamo l'ultima cosa. Ha bevuto. È diventato tipo un mostro perché i capelli sono palesemente mostruosi. È andata dentro l'acqua. Secchio per terra e si sta buttando in acqua, forse, non lo so. Sta non andando so, verso il lago, un fiume. Raga. No, non è che questo che ci sta raccontando che ha bevuto l'acqua di questo pozzo è diventato un mostro e quelle bollicine che abbiamo visto è questa? Non lo so. Che è diventato un mostro marino, non lo so. Chi vivrà, vedrà. Il mostro di Loch Ness, non lo so, siamo ancora qua, basta. Comunque è sempre una sorpresa perché noi non l'abbiamo mai giocato sul gioco, vabbè, quindi io non lo so. Se no non ci sarebbe stato gusto comunque alla fine. Provarlo insieme a voi. Comunque secondo me quel potrebbe essere una teoria quella, potrebbe. Quindi noi stiamo sempre alla ricerca del puzzle, giusto? Esatto, per prendere appunto il ricordo della madre. Almeno per vedere cosa succede dopo il puzzle. Allora un attimo. Perché se hanno messo queste cose di qua e di là ci sarà un motivo. Sì, perché li affacciamo. Non credo. Oddio santo. Sei partita sola? Oddio, i brividi, ragazzi. Tranquilla. Questa porta marcia di Ernie. C'è una grada lì, abbiamo qui sotto. Sì. Gira di là, fammi vedere che ci sta. Dove? Niente. Perché comunque devi esplorare, no? Che è questo? Ah no, la maniglia. No, dietro. Sembra un disegno, cos'è? Ah, vedi? Gira. Sembra più quella ragazza che stava bevendo, giusto? I capelli così, no? Dazzi. Oh, sì, questo magari, non lo so, è il pozzo questo. Questo è il pozzo magari. Oddio. È una specie di disegno, insomma. Insomma, che magari raffigura qualcosa abbastanza. Quello che abbiamo visto sul quadro. Magari non te lo fa capire in questo modo. Ok, cerca, vediamo la grada. E quest'altro? Questo lo sa che non si capisce. Non lo so, un bambino che prende qualcosa, no? Un giocattolo, magari quei giocattoli creepy che abbiamo visto nell'altro, che siamo quando siamo entrati là. Non lo so. Vabbè, non niente. Lo so. Ok, allora l'unico modo per fare qualcosa è entrare qua. A tutti. Non c'è chiudi. Qualcosa. Un disegno, yeah. Non lo so. Chiuditi. C'è pure degli occhi un po' fatti sopra, no? O sbaglio, che cos'è? A me sembra tipo un fiore strano con sopra qualcosa del genere. Mi sembra una faccia con degli occhi, guarda. Che tipo spruzza. Un qualcosa. Alieno. Sembra un alieno. Non è che quello è dentro un alieno. Cioè, non vorrei. No, ma non si chiude più di quello. Perché stava così. Vattene via allora. Vai, vediamo che succede, Letto. Chi sarà? No, mettiti sotto il letto. Ma... due stivali. Ma qualcuno li avrà buttati, appunto. Giusto? Fai piano. Non a cagare, signore. Vai, esci, vai. Muori. Esci e corri verso la porta. Via. Ma non è chiusa. Vai, che si apre. Che e che ti avvicinano. Mi sa che dobbiamo spostare. Ma troppo siamo... Ma secondo me non ci sta nessuno sopra il letto. Vedi? Ma non è possibile! Beh, saranno i fantasmi, non lo so. Vedi? Ciao.
che ci sta là per terra? Disegno. Disegno, È un disegno disegnoso. Esatto. Lo so, qua c'è qualcosa, credo un bambino triste, non con so. La faccia, sì, con la faccetta, diciamo, dispiaciuta. Ecco, magari un giocattolo, che è sta roba, è un'ombra. Mm-hmm. Ok, direi. Beh, che però un bambino... mi sembra una persona questa, eh? Eh sì. Quella nera, o no? Sì. Allora, un bambino siamo noi col pigiama, tutta... col pigiama celeste, e questo bambino è celeste. Sì. Forse questo è Teddy? Teddy, qui siamo noi con Teddy, e questa è quella tizia che abbiamo visto che magari stava buttando in acqua perché ha bevuto quell'acqua di M, decisamente. Non lo so. Intanto provo a spostare... Ah, ok. Ci sono un sacco di teorie che magari alla fine del gioco capiremo, o comunque prima o poi, o magari rimangono semplicemente un mistero. Si apre verso... Ah, ok, si apre verso l'esterno. Spingi, spingi, vai! Non si vede niente, no. Ok, lì c'è una finestra. Che ci spostiamo tanto. Una finestra con uno sgabello, credo che dobbiamo andare là. Cioè, che poi io sto facendo così, ma non mi serve a niente, sinceramente. No. Ho paura di là. Girati. Vai. Appendi abiti, che caro. Ah, sembra un albero. Ah, ma sti alberi stanno messi da tutte le parti. Non so se chiudere, che magari potrebbe esserci utile di riscappare di qua. No, 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 non chiude, non chiude. Di cattiveria. Ok, no, c'è una cosa. Scanza, ok. Mi sembra che... Sì, da così la possiamo richiudere, perfetto. Ma non credo, però. Non ho mai detto l'ultima parola. Non credo che... Questa invece... Proviamo un attimo. Vai verso la porta. Oddio santo! Santo, 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 santo. Oddio! Se n'è andata. Le nostre teorie. Comunque era quella, sono giusto, decisamente, sì, giuste. Sì. Vai, vai, mo. No, 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 io non voglio continuare. Adesso si fa bene il gioco, eh. No, ma non ci sta più. Non c'è più, vedi? Vedi che quello è il pozzo, vedi? Sì. Oddio. Vedi un po' se si apre la porta qua. Oddio, sta. So, oddio. Sì. Oddio. Spingi, spingi. Ma noi dobbiamo andare. Ah, no, vedi. No, lo so. No, ok, qua non ci non dobbiamo credo che andare. Si apre, la fine. Si apre? No, infatti, no. Se no. No. Se no. O se, si, se questa era la via, non si apriva la porta. Quindi sì. No, vai. So, cosa sto facendo? Sto cliccando e. Ah! Chiudiamo, magari entra quella. Ma sta fuori, dove vuoi entrare? Magari te la trovi dentro la porta. Ok. No, non lo apriamo troppo, ragazzi, perché la nostra privacy è comunque maggiore. Ok. Ok, vai. Non mettere paura, eh. Era un po' di fumo della candela, forse. Io di meno, sai. Ok. Quando sto a letto. No, avevo trapassato il letto senza... Vabbè. Che è quello? Ah. Una torta, cos'è quella cosa che c'hai in mano, scusa? Non lo so sinceramente, che ancora non riesco una a capire. Una torta, ho capito, tu non lo sai perché. Allora, questa è quella tizia pazza, questo è un altro tizio pazzo, questa è una torta, cioè si spiaccia in faccia. Ah, però. Ok. C'ho l'intelligenza a capire queste cose subliminali. Capito, cioè, La torta in faccia, fa... Oh, no! Ormai è la vita gli aspia della torta. Ecco il pozzo, Ok, comunque ho visto che è alto quel coso. Che coso? Quel coso che abbiamo visto prima è alto. Il pozzo? No, quel coso mostruoso. Quel coso mostruoso è alto, quindi credo che non potrà avvenire qua dentro. Almeno lo spero. Ma non si poteva non si poteva fare i cavoli suoi quella tizia? E non bere quella acqua. Ma c'aveva sete. Sì. Soprattutto d'estate. Beveva alla casa. Allora. Lo so, ma. Beveva alla casa. Prima penso. Come è ambientata la cosa? Penso alle case che ancora i rubinetti non ci stavano. Quindi dovevano andare a prendere l'acqua ai pozzi, eccetera, eccetera. Sali sopra a pozzo. Cos'è? Ok, forse sta qua l'altro pezzo. Vedi che è tutto strano. Infatti brilla. Brilla la maniglia, guarda, sì, facci caso. No, è troppo facile. Troppo, troppo. No, guarda un po', gira un po' di qua.
C'è una tavola? Vabbè, ma questo dobbiamo buttare. Ah, forse per prendere la roba? Prima giriamo. Si crede. Oddio, aspetta che. Credo di sì. Ma ah, già. Vai, vai, che ce la fai. Ecco, sta salendo. Oddio, sì, mi sa l'altro pezzo del puzzle. Oddio, sì. E sì, vai. Oddio. E vai. Devi scendere, mi sa, eh. No, vabbè, proviamo. No. No. Ma che caschiamo? Ah, ecco perché ci hanno messo la tavola. Ma che cadiamo? Non credo. Tu intanto. Ecco, perfetto. Vai, vai. Che hai preso? Non lo so. Ah, una chiave. Che no. Figata. È una chiave? A forma che è sto uomo? Triangolo? Non lo so, ma comunque devi tornare indietro ormai. Mica sei aperto qualche altra cosa, no? Gira un po'. No. Là perché ci sta uno scalpello con la sedia, prova. Non lo so, ho visto prima, ma non mi sembra. Non credo dobbiamo andare sopra gli alberi. No. No, però la puoi prendere, oh. No, ah, devi chiudere. La finestra. Ma là, si riapre! Ah, perché sta inclinato, evidentemente. Ah, sì, sì, infatti. Vedi un po' quello? La che finestra? È un... Mi sembra una finestra. Murata. Infatti. Ok, credo che comunque dobbiamo tornare indietro. Vai. No. Forse quella ci serve dopo? Quella chiave? Non lo so. Credo di sì. Ma se ce l'hanno data sicuramente. Serve per a qualcosa, sì. Questo è poco ma sicuro. No, la cosa che. Ok. Vai. No. Devi tornare un po' più indietro. Vai. Ti salta. Sto cliccando. Calma, stai calma. È un bug? No. Secondo me allora non è la via del ritorno questa. Riusciamo fuori, vai. Paura. Quella prima o poi ci vedrà. Non è sì. Solo. Secondo me quella non è solo il primo incontro. Come lo so, visto, beh, è normale. Guarda, se la rincontriamo di nuovo, pensaci tu, spostati tu, mettiti al sicuro tu. Ma dai. No, lo fai mettere al sicuro tu il nostro personaggino. Io faccio così, Non lo voglio vedere. Ok, guarda, ecco, non l'abbiamo visto prima. Oh, ecco il cancello. Ecco, ci sta il coso, vedi un po' il lucchetto? Infatti ha forma di, non lo so, di triangolo, sì. Ah, perfetto. E noi ce l'abbiamo. Vai. Tac, vedi? Infatti. Vai. Come si... Questo riesce sempre a quel giardino famoso, secondo me. Dove sta il quadro? Per mettere il puzzle. No. No, è diverso? Comunque... Ora che ci facciamo caso, nello scorso episodio, cioè quando abbiamo provato, quando abbiamo iniziato, che tu mi stavi rubando il coso, no, c'era una libreria enorme, se ci avete fatto caso, una libreria. Non me la ricordo. Guarda! Che ci sta? Guarda! Che è? Oddio, l'ho visto passare! Io non ho visto niente. Tu non hai visto niente, ma io sì! Non l'hai visto? No. Quello sotto gombato, così. Bombato? Tutto ingobbato, così. E non l'ho visto. Non ci ho fatto caso. Oddio. Mi hai fatto mettere paura più tu. Oddio. Non l'ho visto, sono sincero. Sono i brividi. Mi sto sudando, per giunta. Per colpa di sto gioco. Oh, e ho non sede. L'ho visto, me ne sono perso. Oh, là, qua. Porca miseria. È passato. Così è passato, tranquillamente, senza problemi, senza scrupoli. Non l'ho visto perché non lo so se ti stavo a guardare te o... Credo c'è un tronco. Andiamo dal tronco. E qui non viene perché è alto. Dai. Che era? Non è che lei che cammina. Comunque alla fine quella è una donna, mi sembra, no? Era una donna, sì. Eh. Ma secondo me dobbiamo mettere c'è un barile. Quinto, quarto, vai. Sesto pezzo là, non lo so qual era. Vai! Ti puoi nascondere pure là. Ok, secondo me questi nascondigli sono per non farti vedere. Perché non è possibile che non sono qui a far nulla. Allora, qui forse dobbiamo andare qui? Vai. Vai, vai. Secondo me dobbiamo riattraversare quel tronco là. Vai, cos'è? Questo è un po' troppo. Però uno scappello. Vedi? Lo vedi, lo vedi, lo vedi? Questi siamo, diciamo, noi e questa è la tizia. Senta un po', fammi girare un po'. Fammi vedere. Che cosa? Ti ho sentito qualcosa o no? No?
niente. Lo vedi? Quindi ci dice, diciamo perché quella è alta, a quanto Sì. pare. Magari ci dice di utilizzare appunto queste cose basse per andare. Non lo so, comunque Vai, vai. O vogliamo ragazzi. andare a mettere l'altro pezzo? Vai a mettere l'altro pezzo, no? Vai, No. vai, che siamo quasi arrivati. Dai, No. che siamo arrivati. Io direi che possiamo vederci qua questo episodio. No, Eva. Sì, ma anch'io voglio vedere. Ma ci sono altre occasioni. Ok. Altre occasioni. Guarda, guarda lì, guarda lì. Altre occasioni. Ok. Direi altre occasioni. Sì, che lo so che sono cattiva. Infatti, anche in confronti di papà, ma io ho troppa paura, ragazzi. Anche perché comunque 15 minuti vanno bene comunque. Quindi? Ok. Quindi io direi che possiamo fermarci qua. Aspetta. Ora vabbè. Io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a Ciao a tutti! tutti!